Ciao a tutti carissimi amici, bentrovati, benvenuti anche questa sera all'incontro con i lettori. Io sono Hermes Gudi. Io sono Lidia Gambuti e benvenuta a tutti, alle nostre ospiti di questa sera e a tutti gli ascoltatori che parteciperanno a quest' incontro dove racconteremo delle cose, Cercheremo di di spiegare, spiegare e di di rispondere. rispondere alle domande che ci vengono fatte. Per intanto grazie e per intanto buona serata a tutti. E vi invitiamo a partecipare a queste serate scrivendoci sulla nostra pagina Facebook attraverso Messenger oppure alla mail paginecadute@libero.it. Se volete partecipare, per noi sarebbe un onore, saremmo felicissimi di poter rispondere alle vostre domande e curiosità sia sui libri che Lidia ha scritto e che io ho illustrato, sia su qualsiasi altra cosa che ormai ci conoscete da diverso tempo. Se volete, potete approfittare di questo momento della diretta con i lettori. Adesso andiamo, Lidia, a conoscere le nostre ospiti di questa sera, che ringraziamo tanto. Sono due Due carissime amiche, amiche che che si sono bello. collegate insieme. Sono state curiose insieme di conoscere come chi siamo Esatto. e esattamente come è nato il nostro, tutto il nostro stare insieme e soprattutto il progetto di Pagine Cadute, che ha, diciamo, ha una storia, un percorso di cui io sono molto felice di raccontarvelo, e così magari voi ne sapete di più e noi è un'occasione per noi di farci conoscere meglio. E quindi grazie a Enrica e grazie a Elide di questa Eccole qua. curiosità. Ciao Elide, ciao Enrica, bentrovate. Ciao Ciao. Hermes, ciao Lidia, buonasera. Ciao Lidia, ciao Hermes. Buonasera. Buonasera a voi. Siamo un po', io Grazie. sono un po' emozionata, parecchio emozionata. Comunque devo dire che sono molto felice di poter parlare direttamente sia con Lidia che con te, Hermes, e toglierci questo desiderio che abbiamo avuto nei vostri confronti riguardo appunto ai libri che Lidia ha scritto. Io Beh, volevo dire che noi siamo molto felici di sapere che voi siete curiose di sapere quello che noi abbiamo scritto e approfondire quello che siamo. chi siamo, cosa facciamo, che cosa ha portato alla scrittura di Pagine Cadute. Per noi è un onore avervi qui, a maggior ragione ha senso il lavoro che abbiamo fatto insieme per poter dare anche, creare una condivisione con voi. Quindi niente paura, L'emozione l'emozione ce l'abbiamo anche noi. ce l'abbiamo anche noi, è una cosa normale e vediamo di fare un bel respiro e di sciogliere un poco, no? Così le Tensioni. spalle, le tensioni, per poter parlare amichevolmente. Quindi siamo emozionati insieme e anch'io vi ringrazio per essere qui in questo appuntamento. E devo dire che già da diverso tempo vi seguo nelle vostre dirette e oltremodo sono ancora più incuriosita dopo aver acquistato il libro e quindi ci sono tante domande che vorrei fare sulla natura di questo libro. Ma per il momento lascio la parola ad Elide. Grazie. Il mio primo contatto che ho avuto con te, Lidia, è stato diversi anni fa, quando una mia amica mi ha regalato questo libro, Vivere in armonia. Un libro che è bellissimo per me, che ogni volta che leggo quelle frasi mi emozionano, perché sono dei pensieri talmente profondi e colmi di quell'amore che io non ho mai conosciuto. E niente, è un
Scusate, ma l'emozione a me mi fa questo effetto, quindi non. Volevo Perfetto. dire che questo libro mi è piaciuto talmente tanto che me lo sono sempre tenuto vicino al comodino. Ogni volta che mi trovavo con delle difficoltà o avevo qualche domanda da fare, lo aprivo a caso e mi rispondeva sempre hai iniziato a scrivere questo libro e come hai iniziato a scriverlo, in che modo? Mi piacerebbe, ecco, conoscere questa cosa. Grazie di avermelo chiesto, perché questo è un libro piccolino, ma è molto peso, ha molto spessore spirituale e veramente aiuta il cuore e la mente, aiuta ad avere un buon contatto con se stessi. E la frase che c'è sulla copertina, Messaggi dal cielo. Per la ricerca della serenità nella vita quotidiana. Questi sono gli scritti che mi hanno aperto la strada a questo cammino, diciamo, di scrittura. E sono effettivamente dei pensieri piccoli, un po' più lunghi, ma che comunque aiutano a inserirsi nella vita spirituale. Perché è una cosa che non è approfondita, è una cosa semplice, sono delle parole semplici, delle frasi semplici, adatte a tutti, e che poi magari una persona quando ha letto questo libro, magari può pensare di approcciarsi a una lettura un po' più impegnativa, un po' più approfondita per saperne di più. Magari questo libro trasporta anche verso una curiosità. Questo libro nasce nel 2001, dopo anni trascorsi diciamo in preparazione, anni trascorsi dove io giorno dopo giorno, mese, anni appunto, mi sono incamminata verso una spiritualità e una conoscenza diversa da quella che è la conoscenza del vivere di tutti i giorni. La mia vita spirituale è iniziata prima di questa scrittura di questo libro, perché questi sono appunto dei pensieri, il mio primo contatto con la spiritualità. La spiritualità è nata in me, si è svelata in me, meglio dire manifestata in grande corposità, all'età di 30 anni ed è accaduto. Una mattina mi sono svegliato come tutte le mattine e c'era una voce, pensavo in principio nella stanza perché era nitida, forte, una voce che mi diceva semplicemente buongiorno. Ovviamente mi sono guardato intorno e non c'era nessuno, mio marito nel frattempo si era alzato ed era andato in cucina a preparare il caffè, come eravamo di abitudine, a fare colazione insieme. E questa voce, dopo qualche minuto, mi ridice buongiorno di nuovo e poi mi dice, di non temere, non avere paura, perché poi mi avrebbe spiegato, ma in quel momento mi ha detto comunque, sono giunto e resterò con te per tutto il tempo della tua vita. Ovviamente mi sono spaventata, si sa, poi avevo 30 anni, non conoscevo nulla di niente, assolutamente di niente, mai letto, mai sentito dire. Ero, come si dice, al buio completo. Avevo la verginità del cuore e della mente.
avevo la verginità di tutte le conoscenze che ci potevano essere all'infuori di quelle materiali del tempo 40 anni fa, dove anche la vita stessa era lenta, non c'era nulla di quello che c'è adesso. Beh, non potevo essere paragonata certamente ai miei 30 anni, ai 30 anni di questo tempo. Quindi questo è, sarò veloce in questo, perché magari chi vorrà sapere di questo frangente della mia vita, magari ne parleremo in un altro momento, io sarò molto felice. Questa voce abitò con me tutti i giorni e tutte le notti per 3 anni. E prendo questo spunto di questo tempo dei 3 anni perché devo fare una presentazione prima di soffermarmi sul vivere in armonia i messaggi dal cielo, perché quando ho stampato questo libro, in quel momento era giunto al mio gruppo, alla mia vita, che ho sempre vissuto con le persone, ho sempre avuto il gruppo da sempre, ho sempre parlato con le persone, con le risposte della mia guida, non certamente come Lidia, e ho sempre avuto una vita movimentata insieme agli altri, che ho sempre ritenuto essere la cosa più bella che potesse capitare nella vita. Questo è stato sempre il mio pensiero e lo è a tutt'oggi. Comunque, in quei 3 anni, un giorno, questa voce, perché io l'ho sempre chiamata la voce, mi ha sempre detto la voce come si chiamava, ma non l'ho mai ascoltata. Per me era la voce e la voce così ho sempre mantenuto. Questo pensiero, per me questa definizione voce era il massimo che potevo accettare a quel tempo. Quindi un giorno uscivo di casa, la voce, premetto, che non mi abbandonava mai né di giorno né di notte, quindi sembrerà sciocco, ma è verità. Se andavo a fare la spesa, veniva con me, se andavo a trovare un'amica e per bermi un caffè, veniva con me, se parlavo con le persone di Gesù, della vita, dei dolori, di tutto quello che comporta vivere la vita umana e spirituale, perché nel frattempo di questa presenza di voce io crescevo anche in spiritualità, perché mi raccontava tante tante cose. E quindi un giorno, una mattina, erano nelle 10:30, le 11 di mattino, usciamo e chiudo la porta di casa e per scendere, andare fino al marciapiede, dovevo per forza oltrepassare un piccolo pianerottolo, no? Dei gradini, per essere precisi, 7. E poi incamminarmi dove dovevo andare, all'automobile o a piedi, quello che era. E questa voce mi dice: fermati un momento, perché io ti devo dire una cosa. Bene, mi fermo, perché devo dire che sono sempre capricciosa da un lato, obbediente da quell'altro. E mi dice: ti devo dire una cosa, ti devo raccontare di un bambino. Di un bambino che ora ha 3 anni. E questo bambino un giorno lo incontrerai, perché questo bambino è scritto nella mia vita, nella vita della voce. E perché insieme dovremo fare delle cose che adesso non ti posso dire. E allora dicevo: cosa mi interessa a me se un bambino che è nato adesso a 3 anni, eccetera. Dico: ma cosa devo fare io con un bambino? Come faccio a conoscere questo bambino? E mi diceva: non ti devi preoccupare, un giorno lo incontrerai e sarà lui che ti riconoscerà.
e lo vedrai alla tua porta. Ed era una cosa per me alquanto illogica, alquanto assurda. Comunque, va bene, facendo breve la situazione, ho detto va bene, sono scesa le scali e mi sono incamminata nelle faccende che dovevo fare. Per molti giorni, molti mesi, alcuni anni, ho sempre pensato a quel bambino, ma non riuscivo a dare risposta e se provavo alla voce di farmi dire qualche cosa in questi riguardi, rispondeva sempre: non è il tempo, quando è il tempo vedrai e capirai. Questa era fissa, questa frase, per anni è stata una frase fissa. E poi, ovviamente, sai, il tempo, come tutte le cose, sbiadisce. La mente sbiadisce i ricordi, sbiadisce la vita anche. E quindi questo bambino, che prima lo pensavo spesso, poi diciamo, è uscito un po' dalla mia mente. Magari mi poteva capitare che ci pensavo, ma chissà, perché comunque poi col tempo avevo capito benissimo che era una profezia. Che dovevo attendere che si fosse verificata, che si fosse realizzata. Ma siccome che di carattere, ad esempio, non sono una persona che riesce a aspettare tanto e faccio le cose più prima che dopo, cioè ho questo dinamismo, questa situazione del pensiero anche veloce, quindi era Non hai mai molto, aspettato. eh? Non hai mai No. aspettato. E non ho aspettato e poi alla fine mi sono detta, ascolta un po' Lidia, quando sarà il momento lo vedrai, sto bambino, che magari crescerà, che vedremo, ok. Nel frattempo, di questa attesa, che però non lo era perché l'avevo accantonato completamente, avevo iniziato una tipologia di vita. Sempre uguale, perché ripeto, ho sempre avuto tante decine di amici, maschi e femmine, anche se ero sposata felicemente e avevo anche una figlia che poi cresceva a sua volta. E devo dire che avevo una vita bella, serena e felice. Due genitori, una sorella col marito, eccetera. Insomma, la mia famiglia è sempre stata serena e bellissima. Quindi non è che avevo tanti problemi e quindi il mio tempo libero, che se non l'avevo lo cercavo e ne avevo veramente tanto, lo trascorrevo con le persone, 10, 15, 20, 30, chi c'era? E quindi parlavo, come sto facendo adesso, che parlo, mi piace molto e l'ho sempre fatto. Fini tanto che poi sono arrivate delle altre cose, nel senso come tipo la medianità. Ad un certo punto mi sono resa conto, perché ho incontrato un maestro spirituale, e questo maestro spirituale mi disse che avrei dovuto fare tante cose e le avrei dovute fare attraverso la medianità. Cosa strana, che cos'era, non lo sapevo, non avevo mai sentito nemmeno parlare. Beh, però adesso vado veloce e un giorno mi accorgo veramente di essere una medium. Una medium, più o meno penso che tutti sappiate che cos'è. C'è la classica medianità che una persona dorme, cioè dorme, non è che una persona dorme, però si assopisce e la guida celeste, in questo caso la mia guida è celeste, è sempre stata celeste, e si è sempre fatta chiamare il maestro, perché non ho mai voluto sapere il nome, e quindi mi ha detto che sarei diventata una medium perché dovevo fare delle cose. Tutti mi hanno sempre detto questa frase, che se davo retta sarei impazzita solo per la frase che ho aspettato tutta la vita.
Quindi io adesso ho 72 anni e sto parlando che ne avevo 34-35 al tempo di questo racconto, ovviamente 36 e così via. E quindi mi trovo che ho veramente la medianità, quindi vivo questa nuova condizione molto serenamente, in armonia molto bella con questa mia guida. La voce in qualche maniera non la sentivo, ma capivo bene che si era trasformata in me nella medianità. E a questo punto, diverse volte, devo dire, mi veniva in mente quel bambino. Poi, nel tempo, sempre ancora degli anni, arrivo al 94 e questa voce, che però non lo era come quando avevo 30 anni, ma era una spinta, un qualcosa che comunque parlava senza parole. È un po' difficile spiegare questa sensazione, ma sempre chiarissima per me. Un giorno, lavoravo con mio marito sempre, tutte le estati della mia vita, io l'ho passata al lavoro insieme a lui, e mi dice che dovevo andare a comprare dei quaderni e delle penne perché avrei dovuto scrivere. Una cosa assurda per me. Non sapevo neanche quasi fare la mia firma, perché ho fatto appena la quinta elementare di 60 anni, 70 anni fa, quindi Ma al di là di quello non eri abituata a scrivere, ecco, non. magari era quello che ti aveva messo un po' di angoscia e perplessità di dire, ma riuscirò a scrivere quello che mi dirà? Infatti, assolutamente. Quindi, insomma, vado a comprare questi quaderni, quelli grossi, no? E mi metto a scrivere. Metto a scrivere, mi sentivo anche molto soddisfatta perché dicevo, Dio, ma mica mi sono accorta mai che so scrivere anche quasi delle poesie, no? Non avevo collegato questa roba. Fatto sta che scrivo 9 quaderni. Scrivo 9 quaderni e poi dopo, ok, li scrivo e li metto da una parte. Passano ancora degli anni e faccio sempre tante cose. Il mio gruppo intanto si formava sempre di più, diventava saldo nella sua struttura. E la medianità andava benissimo, la mia vita sempre bene, la mia armonia spirituale cresceva e sembrava che dentro di me vivessi già qualcosa di diverso, tipo come due livelli, come la materia e lo spirito in contemporanea. E più il tempo passava, più prendevo atto di queste cose. Poi un giorno incontrò un grande uomo, un somalo, un ambasciatore somalo, e le racconto un po' la mia storia e le dico di questi scritti. E lui mi dice: ma tu, Lidia, questi scritti li devi mettere su carta per fare un libro. E così feci. Nel frattempo di questa situazione, ero sistemata in una struttura dove, diciamo che vivevamo io e il gruppo, in una condizione stabile, cioè avevamo una casa, un bel giardino, cioè vivevamo la spiritualità molto bene. Un giorno bussa alla porta, sono andata veloce, ci sono tante cose nel mezzo, ma un po' alla volta magari ve le racconterò tutte. Un giorno bussa alla porta un ragazzo. Chissà chi è.
Chi lo sa? Un ragazzo di 20 anni, 21, quanto è? 21, 21. 21. A te la tua parola. Grazie, grazie. Al tempo, infatti, avevo 21 anni. E come tutti i ragazzi della mia età, mi trovavo ad affrontare le problematiche di quel tempo, ma non solo di quel tempo, perché è tutto un tempo oggi. Diciamo, quando si è giovani, le problematiche sono mille, le paturnie anche, le difficoltà, le incertezze, le insicurezze. Siamo nel pieno fermento della vita. Non sappiamo che cosa vogliamo fare, allo stesso tempo vorremmo fare tutto e ancora di più, ma non riusciamo a prendere, a stringere niente. Quindi diciamo che in questo essere così, in difficoltà nella vita, si somma quello che era il mio bagaglio esperienziale che mi sono portato sin da bambino. E questo bagaglio praticamente ha fatto sì che. Scusa Lidia, ma sicuramente c'è un problema con la connessione con Elida Rica, vediamo. Ci Elida Rica. sentite? Vi avevamo perso per un po', era sparito tutto. Ci sentite? Ok, Sì? adesso vi sentiamo benissimo. Sì. Perfetto, perfetto. Abbiamo perso qualcosina. Mi ha ritrovato. Vabbè, se de devo ripartire io. No, 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 no. Magari poi facciamo qualche domanda. Pazienza se Ok, magari va la bene. facciamo. Risposto a quello che vi chiederemo poi. Ok, fino a dove eravate arrivate a sentire, così no, per avere un'idea, così E magari riesco. abbiamo sentito il tuo inizio. Ah, ok. Ma niente, semplicemente dicevo che quando sono arrivato, che ho incontrato Lidia, ero quel ragazzo di 21 anni che ha bussato alla sua porta ed entravo in questo luogo. Alla ricerca di risposte, quando la mia vita mi aveva messo nelle condizioni di non averne più, perché sia la giovane età, sia il fatto che condividere quello che sentivo, che erano delle percezioni molto profonde, a volte anche troppo profonde, mi portavano a distaccarmi molto dalla realtà e quindi non vivevo la mia giovane età, la mia spensieratezza in maniera libera e armoniosa. E devo dire che nel tempo tutto questo mi ha creato forti disagi e in qualche modo, dietro una serie di vicissitudini che adesso non vi sto a raccontare, comunque noi non crediamo nel caso, non sappiamo voi e chi ci ascolta, ma il caso non esiste, una serie di concatenazioni di parole, di conoscenze, di alternanza di vicissitudini mi ha portato a bussare a quella porta. Al tempo io abitavo fuori Rimini e invece il gruppo dove si trovava Lidia, dove si incontravano era Riccione, quindi non era neanche così vicino a me. Già raggiungerla era stato un viaggio durante il quale ho meditato molte volte su quello che stavo facendo, dove stavo andando, a chi stavo andando ad incontrare. Ed ero molto incuriosito perché si diceva che aveva molte risposte alle domande della vita. Ed io ero molto curioso di sapere che cosa mi accadeva, mi stava accadendo nella mia di vita. Al che busso alla porta di questa casina, così la si chiamava al tempo, mi aprono. E mi fanno accomodare da Lidia, che era in un salottino a fianco a questa sala principale dove si incontrava tutti, e ci siamo seduti su questi due divanetti a chiacchierare del più del meno. La Lidia ha cominciato a chiedermi cosa facevo nella vita, cosa non facevo, e dopo alcuni convenevoli, praticamente sono entrato, mi sono sentito libero di poter entrare in profondità nei racconti della mia vita. E sono andato a toccare quelli che erano, secondo me, i tasti dolenti, il fatto di vedere, sentire, percepire, la presenza dei fratelli cosmici,
come erroneamente li chiamiamo alieni, in realtà si chiamano fratelli cosmici o al limite extraterrestri, e i mondi da cui provengono, a cui appartengono, ma ripeto, non era una cosa che io avevo mai raccontato così apertamente, a pizzichi e bocconi a qualcuno, sì, durante la mia, diciamo, adolescenza, ma purtroppo non riuscivo a trovare riscontro e aiuto da nessuno, perché di fatto non mi sentivo né malato né pazzo, ma allo stesso tempo mi sentivo che non ero in pari con i miei coetanei, cioè quando vivevo la mia vita comunemente, la mia testa era completamente da un'altra parte, quindi ero come dissociato dalla realtà. E quindi questa cosa mi ha portato tantissima difficoltà nell'esprimermi, nel crescere, nel desiderare un futuro, nel costruirmi un futuro. Al che Lidia brevemente mi ha spiegato che non avevo niente, che non, assolutamente non stavo male, ma che bensì ero, come oggi si dice, perché adesso è di uso comune dire, risvegliato, mi si era risvegliato qualcosa dentro di cui non sapevo ancora l'esistenza, la mia anima si era aperta a un contatto, a un sentire di cui forse dovevo sapere, imparare ancora tante cose per riuscire ad affrontare queste visioni e che quindi se volevo potevo fare un pezzettino di strada insieme a lei, che lei mi avrebbe accompagnato e mi avrebbe insegnato come fare a vivere con questi mondi che per me erano mondi oltre la vita che vivevo. E nel giro di due o tre incontri, perché è stata molto veloce la cosa, mi sono subito reso conto che Lidia aveva più risposte delle domande che io gli avessi mai fatto. E mi sono detto, come fa? Come fa ad avere più risposte di domande che io nemmeno gli ho fatto? Quindi mi sono detto, questa ne sa tantissime di cose, ne sa a pacchi, quindi che voglio capire, voglio conoscere in profondità la natura di questa conoscenza. E da lì ho, amore a prima vista, ho sposato da subito questo pensiero, questa linea, questa, non so come chiamarla, perché di fatto era semplicemente un condividere la vita di tutti i giorni e nel tempo libero, perché ovviamente io lavoravo, ho sempre lavorato, e nel tempo libero mi recavo a Riccione a trovare Lidia e il gruppo e passavo delle piacevoli ore insieme a loro. Leggendo il libro Vivere in Armonia, ho capito di quale fosse l'entità di questi scritti e mi sono molto meravigliato del fatto che una persona ne avesse solo la quinta elementare e che non avesse avuto influenze esterne da nessuno e di nessun tipo, anche dal punto di vista della lettura, della cultura, cioè ha sempre giustamente detto di non aver mai letto niente, quindi quello che riceveva non era farina del suo sacco, delle sue ricerche, ma era frutto di questa connessione. All'inizio la cosa è stata un po' difficile anche per me da concepire, ma appena ho letto il libro mi sono reso conto che una persona che non aveva queste nozioni, queste conoscenze, non poteva scrivere quello che lei stava scrivendo. E quindi mi sono detto, beh, forse qui, forse ho trovato veramente le chiavi alle mie risposte, le chiavi alla mia vita, le chiavi a quello che io sentivo e ho sempre sentito sin da bambino. E così ho chiesto a Lidia di poter lavorare insieme a lei alla costruzione del futuro libro, che oggi è Luce del Firmamento, Pagine Cadute, questo è il primo volume. Aveva già iniziato Lidia a scriverlo a quel tempo perché aveva appena concluso la stampa di Vivere in Armonia e quindi gli ho chiesto se potevo aiutarla nel redigere, nel mettere a posto i messaggi che stava ricevendo, appunto, ed erano le prime pagine del futuro libro. Luce del Firmamento di Pagine Cadute. Esatto. Molto brevemente, perché non vi vogliamo annoiare. Esatto. No, annoiare, no, di sicuro.
avete domande, fatele pure, ci potete Allora, interrompere. io credo che abbiamo un piccolo problema io e Elide, perché avete risposto a tutte le domande che ci eravamo preparate, avete raccontato una storia straordinaria e bellissima. No, io vorrei chiedere questo. Io appunto nella mia amicizia con Elide ho conosciuto Lidia come scrittrice. E attraverso il libro Vivere in Armonia, perché appunto essendo amiche poi abitiamo vicine, me l'aveva prestato. Poi appunto mi diceva: guarda, prova a aprirlo a caso quando c'è, quando hai una situazione così, lo aprivamo a caso e trovavamo sempre le risposte. Poi nel periodo del lockdown, quindi un anno fa circa, stavamo in casa e quindi attraverso internet così sono per caso capitata su una vostra diretta e quindi vado subito da Elide e gli dico: Elide, guarda che c'è Lidia Gambuti, la scrittrice del libro Vivere in Armonia, così. Quindi abbiamo iniziato a seguire le vostre dirette e ci piacevano i contenuti, quello che gli argomenti che trattavate, e da lì ho acquistato appunto il primo libro, Luce del Firmamento, e un libro interessantissimo, particolarissimo e molto spirituale per me, e bellissimo anche nella scoperta che ho fatto al suo interno di questi disegni, che non so se appunto l'hai detto quando non sentivamo prima che vi abbiamo perso, se appunto sei tu, Hermes, l'artista di questi disegni, di questi fantastici disegni che hanno reso vivo tutto il racconto man mano che lo raccontavo, che lo leggevo e immaginavo i personaggi, i luoghi, quindi mi hanno accompagnato questi disegni per tutto il racconto. Volevo fare una domanda a Lidia in tutto quello che hai appena raccontato. Nel leggere la tua prefazione, la tua biografia, scusa, dici che il mondo invisibile si manifestò in te sin da bambina e parli appunto di una voce, di una presenza che è stata sempre accanto a te, sin da bambina. È così? Sì, certo, certamente. E diciamo che Come vivevi questa cosa da bambina? giocando con questo mondo invisibile, e per me era normalissimo, non vedevo la differenza. Quando ero piccola, 9 anni, ad esempio, ho avuto il mio primo contatto con diciamo con l'invisibile, ma che per me era visibilissimo, con Gesù, proprio in chiesa. Praticamente io abitavo, non saprei, un chilometro e mezzo, per darsi, grosso modo, non so bene, non ho mai misurato. E praticamente, ovviamente, avevo 9 anni e la mattina andavo a scuola. A mezzogiorno andavo dalle suore a mangiarmi la minestra, che fra parentesi, maccheroni buonissimi. La mamma mi faceva un cestino con il secondo, che poteva essere una frutta, piccolo panino, non chissà che. E poi dopo andavo alla chiesa, c'è una chiesa bellissima, e salivo i gradini. E poi mi mettevo di fuori in attesa che c'era sempre un bambino, più o meno della mia età, che usciva dalla chiesa e veniva a giocare con me. Questo bambino si chiamava Gesù, però dai, non c'era chissà che, non vivevo una cosa grandiosa su questa cosa qui. E praticamente per almeno quasi 2 anni,
Ho sempre vissuto questa situazione, specialmente al tempo della scuola, perché d'estate di meno, perché i miei genitori non mi mandavano fuori, perché già cominciava ad essere un po' i primi villeggianti, insomma, c'era già un po' di traffico e non ero lì al viale di là per andare a giocare. E quindi però l'inverno lo trascorrevo tutto su questa scala alla porta della chiesa. Giocavamo, parlavamo di tante cose, non le so riportare perché devo dire che non me le ricordo. Mi ricordo bene gli atteggiamenti, le scene, per esempio del tipo che a me piaceva tanto stare lì con lui e non mi rendevo conto che il tempo passava. E lui sempre, tutte le sere, era al mio orologio e mi diceva: guarda che devi andare a casa, la tua famiglia ti aspetta, altrimenti si preoccupano. E magari, non so, dicevo: dai, aspetta ancora un po', no, devi andare a casa. E praticamente me lo diceva un paio di volte, poi lo salutavo, l'appuntamento era per l'indomani e così tutti i giorni, ovviamente, quando potevo. Questa è stata la primissima volta che a 9 anni ho avuto questo contatto così, così spontaneo, di cui ringrazio la mia vita anche per queste piccole ma grandiose cose che mi sono successe. E poi a mano nel tempo ne ho vissute tante, tantissime, proprio incontabili sono. Ordinario. Vado io. Sì. Io Ci volevo siamo chiedere. litigate? No, 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 no. abbiamo qui il libro che. Abbiamo il libro che ce lo facciamo l'uno con l'altro. No, riguardo a questi bellissimi disegni che ci sono appunto in mezzo al libro, volevo chiederti, Hermes, tu come hai iniziato a fare questi disegni che sono veramente particolari? Ogni volta che li guardo, non so, provo delle sensazioni che non lo so descrivere. Disegnavi già prima che conoscevi Lidia oppure hai iniziato quando hai conosciuto Lidia? Com'è? Bella domanda. Praticamente io l'ultima volta che avevo disegnato era alle scuole superiori, facevo disegno tecnico, quindi niente di questo genere. Disegno, proprio disegno, l'ultima volta è stato alle scuole medie, quindi stiamo parlando di ormai quasi 30 anni fa. Poi non ho più toccato né matita né colori né niente. Un bel giorno, mentre eravamo a parlare fuori nel giardino, era una domenica con il nostro gruppo che stavamo raccontando appunto gli scritti di Lucio del Firmamento, stavamo leggendo con Lidia, a dire il vero, un pezzettino del libro e poi, come stiamo facendo con voi, stavamo spiegando il significato di quegli scritti. Mentre Lidia parlava, che raccontava il perché e il per come degli accadimenti all'interno del libro, io avevo un pezzo di carta sotto le mani con una penna e ho cominciato a, diciamo, scarabocchiare. In realtà stavo disegnando, però non ero pienamente, consapevole di quello che stavo andando a creare. Diciamo che la mia mano andava da sola e creava delle forme che prendevano sempre più le sembianze o di paesaggi o di visi di persone o di persone stesse, a volte anche non del tutto umane come espressione. E quindi mi sono detto, boh, quello che ho sempre sentito, quello che mi ha spinto ad avvicinarmi a Lidia, alla scrittura, alla spiritualità, a questo contatto con i mondi superiori, potrebbe essere che si debba esprimere attraverso di me, attraverso questa nuova cosa, il disegno. Ma ero anche spaventato perché di fatto mi dicevo: ma io non sono capace di disegnare, cioè non ho fatto una scuola artistica, quindi
Non mi sentivo proprio bene con me stesso, però provavo molto piacere nel rappresentare attraverso questi schizzi quello che Lidia stava leggendo nel libro. Al che ho detto, vabbè, mettiamoci sotto, proviamo un'altra domenica ancora, mano a mano che leggevamo nuovi pezzi e nuovi frangenti della vita di Gesù, della vita del maestro e degli accadimenti che hanno portato poi alla realizzazione di pagine cadute attraverso questi racconti anche dell'umanità prima della creazione, di questi mondi che vanno oltre il pianeta Terra, a me mi riusciva sempre più facile disegnare, ma sempre con la penna all'inizio, che dicevo, ma guarda te, ma perché sto disegnando con la penna che praticamente il margine di errore è zero? Cioè, se sbaglio, non posso cancellare, non posso rifare, rimane così. In qualche modo era come dire che attraverso la penna dovevo acquisire la sicurezza del tratto, perché appunto non avendo margine di errore, la decisione con cui io segnavo doveva essere legata alla mia fiducia che dovevo dare alla mia mano, che, ripeto, andava da sola. Cioè, io non avevo la benché minima consapevolezza che tutto questo mi avrebbe portato a creare quei disegni che ora voi vedete all'interno del libro. E dopodiché, passato un periodo di qualche mese così, con la penna in mano, decido di riprendere tutti questi schizzi e di prendere in mano finalmente la matita, e un sospiro di sollievo, perché dicevo, finalmente posso fare e disfare come meglio credo. Riprendo questi schizzi e comincio a elaborarli. E poi da cosa è nata cosa, perché mano a mano che questi disegni prendevano forma e venivano fuori le sfumature, veniva fuori la loro tridimensionalità, venivano fuori i simboli che sono disegnati all'interno di quei disegni, anche se magari voi non li vedete, ma ci sono, molto criptati, molto nascosti tra ogni tratto della matita. Mi sono reso conto e Lidia mi ha sempre confermato che questo era il mio compito, datomi e guidatomi dalla mia guida, per portare finalmente un'immagine agli scritti del maestro. Quindi è come dire, dalla parola scritta si è finalmente creata, manifestata la parte visiva. Quindi era un connubio perfetto e Lidia è stata molto felice di questo, mi ha anche lei spinto, incentivato e dato forza e coraggio nell'andare avanti perché non era così semplice, appunto, la non capacità di disegnare prendeva troppe volte il sopravvento su di me e molte volte Lidia mi ha sempre dato, come si suol dire, la pacca sulla spalla, vai tranquillo, vai deciso, che vedrai che tutto quello che devi fare lo sai fare. E mettiti lì. Affidati, non ti devi concentrare, non devi pensare a nulla, ti affidi all'amore divino, ti affidi alla tua guida, ti affidi a quello che senti, al tuo istinto, al tuo intuito e fai quello che devi fare. E quante volte gli ho detto, ma io non lo so che cosa devo fare, non so neanche da dove cominciare. E lei mi diceva, beh, neanche io al tempo, quando ho iniziato a scrivere i quadernoni, sapevo che cosa dovevo scrivere, però appoggiavo la penna sopra il quaderno. E la mia mano a un certo punto partiva. Andava. E lei mi ha detto la stessa identica cosa, appoggia la matita e vai. E questa è la nascita dei disegni che trovate appunto all'interno del libro. E sono una piccola parte rispetto a quelli che ho fatto, perché li pubblicheremo mano a mano. Prego. Scusa, Ernest, volevo chiedere. Nel racconto che tu, Lidia, a Lidia Hermes, che facevi prima, quando parlavi che hai avuto come una profezia di un bambino che era nato, che avessi incontrato lungo la tua vita, cioè quel bambino è Hermes, Esattamente, ti però non è senti te? con. Sì, certo, ti ascoltiamo e ti sentiamo Sì. bene.
non è come una profezia, lo è, perché io non, cioè, quando Hermes è arrivato e ha aperto la porta, come si può dire, e mi sono sentita morire perché non conoscevo questo ragazzo, cioè non lo conoscevo, non me lo ricordavo nemmeno perché, come ho detto Non te prima, l'aspettavi ma più. no, cioè, nella mente, Dopo vent'anni. dopo 20 anni, non è che uno ha vissuto 20 anni, un giorno sì, un giorno no, a pensare a questa roba. Ma poi avevo altro, perdona, da pensare, perché ho sempre avuto tantissime cose da fare, molte cose da fare. La mia mente a tutt'oggi ha sempre lavorato all'ennesima potenza con la mia vita, con la mia guida celeste, il maestro che continuamente faceva, brigava, stavo con le persone, rispondi a tutto. Scrivi, cataloga, la medianità, beh, insomma, ero molto, molto indaffarata, anche adesso, ma al tempo veramente indaffarata. Quindi non potevo pensare a questo bambino, ma a volte ci pensavo, ma la mente umana non può attendere così 20 anni. Esempio, una Con persona, lucidità, no, ma con lucidità di pensiero. magari se hai l'amore, no? Un amore lo aspetti, un amore Anche tutta la lo vita. continui a vivere anche tutta la vita, perché già conosci delle cose, hai delle basi, ma in una cosa così evanescente che ti è stata detta nella mente, anche se le parole, ripeto, sono pronta, come si suol dire, a morire per fare testimonianza di questa verità, e quindi non ci pensavo al bambino. Poi gli anni passano, quindi io nella mente, in caso fosse, mi era rimasto impresso un bambino. Cioè, nella mia mente non è cresciuto questo bambino, ma quel pomeriggio, quando me lo ricordo benissimo, erano all'incirca le 3 del pomeriggio. A me, per un po', per un piccolo niente, mi viene un infarto. L'ho subito riconosciuto, ma non potevo dirlo, non ho mai avuto il coraggio di dirlo. Quindi, come che la voce mi aveva detto che mi avrebbe lui riconosciuto, ho aspettato. Pazientemente ero abituata, ho sempre aspettato pazientemente tutta la vita e lo faccio tutt'oggi. E quindi ho aspettato pazientemente che questa cosa si avverasse. Quando Hermes ha varcato la porta, non sapevo nemmeno il suo nome. Poi, successivamente, qualche minuto dopo, e si chiamava Hermes. Voglio dire, con tanti nomi, no? Cioè, uno Era. poteva averne anche uno diverso, no? Beh, insomma, un insieme di cose che si sono concatenate tutte mi hanno dato la certezza che questo bambino era questo ragazzo predetto dalla voce, ma non per Livia, per me, ma era stato predetto dal maestro per il disegno che aveva il maestro da mettere in atto. E questo disegno è la collana di pagine cadute, e più o meno all'incirca 10.000 pagine Anche di scritte, più. anche di più forse sì. Scritte, dettatemi nella testa, nel cervello, come se uno mi parla leggermente nella mente. E se non sento niente, perché non sento niente, è come se vado a leggere in un monitor immenso nel cielo, che non lo vedo nemmeno, è difficile spiegare, ma io leggo ogni cosa.
nel cielo e l'ho sempre fatto. Quindi vedevo questa cosa lì, dicevo, ma tu dimmi un po'. Però avevo deciso, non gliel'avrei mai detto, perché la voce, il maestro, mi aveva detto che mi avrebbe riconosciuto, quindi sarei stata in attesa di questo. E dopo. Beh, breve parentesi, il fatto di essere quel bambino della profezia, io l'ho saputo dopo 10 anni quasi, perché Lidia non me lo voleva dire, cioè, era una cosa che teneva per lei perché, come dire, sì, ci credo, lo so, lui, appunto, sono 10 anni che è con me, che stiamo lavorando ai libri, che stiamo portando avanti tutto questo, però è come dire, ma sono stata veramente degna, questo è sempre stato il suo modo di esprimersi nei confronti del maestro, sono veramente degna di sapere queste cose, di essere in grado di sentire questo messaggio, questa parola, questa informazione, addirittura di essere portatrice a mia volta di una profezia nella mia vita. Dire che Lidia è sempre stata una persona umile è dire poco. Il fatto che non abbia mai sventolato ai clienti chi fosse la guida che l'ha sempre ispirata, che l'ha sempre ispirata, più che ispirata, guidata a menadito in tutto questo tempo, per me è segno di grande umiltà, di grande rispetto, di grande amore e di grande comprensione anche nei riguardi delle persone che si approcciano al mondo della spiritualità, perché non è un mondo semplice, è un mondo che richiede molta delicatezza e molto tatto, e devo dire che in Lidia tutto questo c'è sempre stato e c'è tutt'oggi. Quindi ho trovato la strada per ritrovare me stesso e camminare finalmente nella vita a testa alta rispetto a prima di conoscere Lidia, prima di conoscere il maestro, e posso dire che tutto questo è stato frutto di un grande amore e di una grande comprensione, di una grande pazienza, ecco, non mi veniva il termine perché di fatto anche questo è stato un peso da 90, la pazienza di aspettare che una persona si senta, trovi il suo contatto, provi quello che sta sentendo nel proprio peso, nella propria misura e ne venga fuori con le proprie capacità. Quindi, di fatto, in una parola, mi sono sentito libero, mi sono sentito a mio agio e mi sono sentito di essere finalmente me stesso, accolto per quello che ero e per quello che sono. E quindi questo per me è stata la base di costruzione del rapporto che oggi mi lega con Lidia. Questo rapporto bellissimo di vita, di costruzione degli scritti del maestro e di portare finalmente fuori. Adesso ringraziamo la tecnologia, ringraziamo anche, purtroppo, detto anche brutalmente, però va detto, il lockdown che ha dato la possibilità di poterci connettere al mondo attraverso la rete, cosa che fino a poco tempo prima, insomma, non era, sebbene che c'era la tecnologia, ma non era utilizzata in questo senso, il fatto di essere obbligati e chiusi in casa ci ha dato anche la spinta di voler parlare, di voler dire qual è il modo per uscire? Beh, è la rete. E quindi ci siamo incanalati, ci siamo lanciati e come avete visto, come hai visto tu, Enrica, che dicevi all'inizio, che hai visto la nostra diretta, ecco, quelle erano le prime dirette. Con tanta emozione, con tanta difficoltà, ma era la possibilità che ci si era posto davanti per riuscire ad affrontare e conoscere il mondo e farci conoscere finalmente. Quindi è bellissimo avervi incontrato e aver avuto questa opportunità di scambio, Sì. no? Che a distanza di Assolutamente. tempo ha portato persone come voi a incontrarci, no? Da un libro finalmente Sì. siamo. Possiamo parlare come se fossimo all'interno della stessa stanza. Dopo tanti anni da questo libro vi abbiamo appunto ritrovato su Facebook, così. Volevo, se c'è ancora un pochino di tempo, volevo fare una domanda. E leggendo appunto Sì, ce li Vivere in abbiamo. armonia,
C'è un pochino di tempo? Leggendo Lidia Vivere in armonia, se non erro, appare il nome di Luce del Firmamento, che è il titolo che poi mi sono ritrovata sul primo libro della collana Pagine Cadute. Poi parlate di maestro, Luce del Firmamento. Ti spiego Grazie. perché anche queste cose sono un po' impicciose, ma le ho messe Come ci per sono arrivate? esatto, le ho messe, come dire, in fila proprio come sono accadute. Luce del firmamento, allora, tolto la voce, che non ho dato un nome alla voce, perché era stata la mia intimità per 3 anni. Quindi, anche se nella mia biografia, perché io ho già scritto la mia biografia, cioè io ho già scritto tutta la storia della mia vita, e quindi all'interno della mia storia esiste la storia della voce, e quindi la chiamo la voce, poi si trasforma. Ma nei libri non c'è. Luce del firmamento è stato quando io ho scritto questi 9 quaderni e ho scritto Vivere in armonia. Questo input, questo stimolo, questa specie di parola, di voce che non era una voce, ma era uno sprone, era un qualcosa di molto particolare ma forte, e dovevo capire le cose per forza. Quindi, quando sono andata a comprare i quaderni e le penne e ho iniziato a scrivere, ad ogni capitolo, no, capitolo, ad ogni paginetta oppure Poesia, ad ogni poesia. ad ogni poesia così. Mi ha sempre fatto scrivere dettandomi nella mente, perché ogni cosa mi è stata dettata. Le 10.000, 12.000 pagine mi sono state tutte dettate, una per una. E io ho preso un'obbedienza e l'ho trasferita su carta, poi su computer. E grazie ad Hermes e a qualche personaggio di volontariato, Amici. amici, abbiamo raccolto questo grandioso, come si dice, materiale, e lo stiamo mettendo tutto su libro, su carta. E quindi per ogni poesia o piccolo racconto, quello che è, si è sempre firmato Luce del Firmamento. E allora non ero preoccupata. Luce del Firmamento mi sembrava un nome carino, nel senso, perché Gesù, Di nessun guai, impegno. senza impegno, senza impegno. Quindi l'ho accettato bene, non ho fatto discussioni con Luce del Firmamento. Poi successivamente mi sono resa conto che il firmamento sono le stelle. È la volta celeste, quindi mi sono sentita morire di aver usato così tanto questo nome, Luce del Firmamento. E così però io ho messo lo stesso questa firma. E quindi questo libro, il primo libro, Vivere in armonia, è firmato da Luce del Firmamento. Quando è stato il momento, nel 2011, dovrei fatto, mi Il pare, primo è libro, 2000, 2009. 2009, mi è sembrato giusto, insieme ad Hermes Quando abbiamo abbiamo fatto la prima deciso, stampa. dove abbiamo fatto la prima stampa, abbiamo deciso, mi sono consigliata anche con gli amici, perché ogni cosa io faccio sempre un consiglio, è come un'assemblea, ogni cosa faccio così. E
mi piace molto anche la condivisione della mia vita. Quindi abbiamo deciso, in armonia appunto, di mettere il primo libro in onore della scrittura, in onore della dettatura, in onore del maestro spirituale che è la mia guida, di mettere il titolo Luce del Firmamento, cioè la sua firma. Per la prima volta nelle mie mani è giunta questa parola, Luce del Firmamento, ed è sul primo libro, ma sul secondo assolutamente no. Il secondo si chiama, esatto, Prime orme sul lago. si chiama Prime Orme sul Lago, e così il terzo ha il suo titolo, il quarto, il quinto e così via. Questa è la storia di Luce del Firmamento, quindi è un titolo in onore Di questa di firma. questa firma. Ci piaceva, abbiamo così deciso di metterlo come inizio della collana di pagine cadute. È una ritualogia, può darsi. Si apre la collana di pagine cadute Con con il quale firma? firmamento, con le stelle, il luogo, il sito, la dimensione, la luce da dove è sceso il grande maestro per venire ad abitare sulla terra. Questo è Il perché del nome del primo libro. questo era. Grazie a voi, grazie infinite. Siamo purtroppo arrivati al termine di questa trasmissione. Siamo felicissimi e onorati di avervi avuto con noi e ci auguriamo di essere stati anche esaustivi nelle risposte. Speriamo di avervi di nuovo nostri ospiti perché siete. Prenotiamo, infatti ci Grazie. prenotiamo già, sì, perché avendo detto 10.000 pagine, chissà quante altre domande avremo da fare, quindi avremo veramente piacere di rincontrarvi di nuovo. Beh, Sicuramente. siamo stati molto contenti che avete fatto questa domanda, diciamo, per darci la possibilità di parlare anche di noi, perché è giusto e ci piace molto poterci esprimere, raccontare e farvi partecipi di come abbiamo vissuto, di come si svolge la nostra vita tutt'oggi e come si è svolta ieri. In connessione con la dimensione celeste, e non è poca cosa per noi questo contatto in qualche modo giornaliero, anche se premetto che ognuno lavora, vive la vita della famiglia, vive la vita anche del divertimento, non è che, cioè, che siamo così. Però nello spazio scelto da noi è uno spazio sacro, è uno spazio che io parlo per me, non ne farei in alcun modo a meno, non riuscirei a smuoverlo, a eliminarlo neanche per un minuto. E quindi che dirvi? Grazie delle domande, grazie, speriamo di essere stati esaudienti nelle risposte, e magari un'altra volta approfondiremo l'argomento Assolutamente del sì, anche libro. perché giustamente come avrete notato, oltre ad argomenti molto particolari contenuti nei libri, alle immagini, cioè tutto quello che trovate lì dentro, non è, ripetiamo ancora una volta per chi non ci ha sentito, non è farina del nostro sacco. Siamo stati ispirati e siamo tutt'oggi ispirati e guidati da due guide spirituali che ci danno la possibilità, attraverso questo dono, attraverso questa possibilità, chiamiamola come vogliamo, di poter portare, alla conoscenza dell'essere umano un nuovo punto di vista. Ecco, questo come ci piace a me, Lidia, chiamarlo, un nuovo punto di vista, una nuova finestra sulla quale
affacciarci per guardare la realtà da un'altra prospettiva, perché noi non abbiamo nessuna pretesa né di verità né di portare un nuovo insegnamento, né una nuova religione, né una nuova filosofia, ma bensì stimolare le persone a prendere atto, prendere coscienza che non siamo fatti solo di carne ed ossa, ma bensì c'è un'anima dentro ognuno di noi. Ognuno di noi ha la possibilità di connettersi con quella dimensione da cui tutti proveniamo, e diciamo tutti perché tutti proveniamo da lì, come diceva una famosa canzone, siamo figli delle stelle, ecco. Cioè, non è solo un modo di dire, non è solo una frase da cioccolatini, ma è la realtà. Noi siamo veramente figli delle stelle, proveniamo da altri mondi. E il maestro, all'interno dei suoi scritti, di questi libri, racconta appunto la provenienza dell'essere umano. Ed è molto affascinante vedere qual è il suo punto di vista, soprattutto perché lo racconta come se, anzi, è presente. Cioè, come se fosse presente, ma in realtà è presente. Quindi lo racconta lui direttamente. Dice: io vi racconto che è accaduto questo e questo e questo. E noi l'abbiamo trascritto, Lidia l'ha ricevuto così, mettendolo con la penna sulla carta, e poi io e gli altri nostri amici, battendo tutto questo al computer, l'abbiamo lasciato esattamente come era sulla carta, aggiungendo qualche virgola in qua e là, ma la storia che trovate all'interno dei libri è la storia che è stata dettata dal maestro a Lidia in quasi 35 anni di scrittura senza mai fermarsi un attimo. Quindi veramente è un qualcosa che può suscitare perplessità, ma dovrebbe suscitare più curiosità che perplessità. Ed è per quello che è bellissimo avervi qui, perché la vostra curiosità vi ha portato qui da noi attraverso le vostre domande. Probabilmente avete fatto più chiarezza, probabilmente avete capito come e che cosa accade quando una persona si connette o è connessa con una dimensione celeste, non terrestre, e altrimenti bisogna che ci rincontriamo di nuovo e farete altre domande per approfondire ancora di più gli argomenti che abbiamo trattato. Perché ce ne saranno certamente Sicuramente tantissimi tanti altri. e aiutano anche a capire molte cose anche della vita, anche di come siamo fatti, perché comunque si è umani ugualmente, anche se ci sono dei punti in un umano dove non, che sono connessi anche da un'altra parte, da un'altra dimensione. Dire grazie per questa, no scusa, ma volevo ringraziare per questa bellissima storia che ci avete raccontato. E per me, guarda, è un dono grande che mi avete fatto, quindi vi ringrazio. Grazie a voi così è per me, grazie di cuore, davvero grazie. Grazie infinite a voi e Grazie. vi diamo la Buonanotte. buonanotte e ci auguriamo che ci possiate seguire nuovamente anche sulla pagina Lidia Gambuti, Pagine Cadute, dove vanno in onda, e sicuramente Enrica lo sa, tutte le dirette che facciamo ogni giovedì sera. La domenica pomeriggio abbiamo il Caffè della Fonte con degli ospiti veramente importanti, eccezionali del mondo della spiritualità, del mondo olistico, del mondo della conoscenza, dell'esperienza. E la domenica sera alle ore 20 siamo sul gruppo La richiesta agli angeli. Quindi abbiamo diversi appuntamenti che vi consigliamo nel vostro tempo, nella vostra disponibilità di andare a guardare. Se non potete partecipare alle dirette, le potete trovare anche su YouTube, nella nostra pagina YouTube, le potrete andare a rivedere in un secondo momento. E quindi, che dire, grazie di nuovo Elide, Grazie. grazie infinite Enrica Grazie e a buonanotte. voi. Elide, Grazie buonanotte. Enrica, buonanotte e a tutti gli ascoltatori, grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Bene, anche questa sera è andata, siamo molto felici di aver portato qui sul nostro schermo, sulla nostra pagina, queste meravigliose persone che ci hanno chiesto di poter partecipare e quindi invitiamo ognuno di voi a scriverci se volete partecipare anche voi alle nostre dirette, l'incontro con i lettori, perché se avete delle domande da farci, se vogliamo approfondire ciò che sta scritto all'interno dei nostri libri,
creiamo questa condizione per noi, è Esatto. bellissimo a ricevere le vostre domande e approfondire. Quindi, Quindi appuntamento fra 2 giovedì. 2 settimane, sì, fra 2 giovedì per un altro incontro con i lettori. Buonanotte a tutti e grazie infinite di Buonanotte, averci grazie e seguito. buonanotte.